Darei quindi la parola, come si dice nei convegni ufficiali, a Eleonora Artesio, che su questo ha le sue riflessioni molto ricche da proporci. Dai. Allora, ovviamente grazie per l'invito. Non ho particolari meriti, se non un privilegio anagrafico che, come ricordava Mariangela, mi ha consentito da studente di seguire le lezioni di psicologia del lavoro del professor Oddone. E da questo parto. Vorrei citare un'affermazione contenuta nel libro Medicina preventiva e partecipazione, quindi un testo del 1975 del professor Oddone, di cui riprendo questa affermazione che mi pare profetica. Senza un linguaggio comune a tutti, medici, malati, sani, uomini, donne, senza un modello comune di costruzione della salute, di difesa della capacità e della possibilità di vivere, e senza un modello comune di malattia, l'assistenza sanitaria diventerà una torre di Babele, una costruzione sempre più costosa e sempre più inefficiente. Dico che è profetica questa affermazione, intanto perché ho ritrovato il senso fin nel contenuto testuale in un passaggio del libro del professor Cavicchi quando dice: la salute non si tutela e basta, ma si costruisce. E soprattutto è profetica perché ci richiama a due questioni molto contingenti e concrete di cui si è parlato fino a questo momento. Il fatto del costo del sistema sanitario e sociosanitario, che è stato giudicato un costo insostenibile nel tempo. Io da amministratore della regione su questa competenza mi sono sentita continuamente dire: non ci possiamo più permettere la sanità che abbiamo conosciuto. Non so se quella che avevamo conosciuto avesse sviluppato appieno i principi, le ispirazioni, gli obiettivi della riforma sanitaria del 78, a me non sembrava, ma certamente il mantra comune era esattamente quello, che quegli obiettivi, quella cultura, quella prefigurazione, ma soprattutto quella soddisfazione delle condizioni di tutela della salute fosse ormai qualcosa di inconciliabile con la contemporaneità, e che questa inconciliabilità passasse proprio da tutti i meccanismi di regolazione del sistema finanziario, dal patto di stabilità interno al trasferimento del Fondo Sanitario Nazionale, ai piani di rientro imposti alle regioni, al blocco degli organici imposti alla regione, fino al famoso benchmark che ho molto sofferto nel momento in cui venivamo messi a confronto tra regioni birichine e regioni virtuose sull'analisi di alcuni costi standard per essere ricondotti all'interno di quei costi standard, esattamente con quei modelli di comparazione dei costi di produzione, come se si applicasse un meccanismo non solo aziendale ma manifatturiero al sistema sanitario. Quindi era profetica quella preoccupazione espressa dal professor Ordone, e nella storia si è rivelata come uno dei pretesti e degli argomenti addotti per contenere progressivamente il finanziamento al sistema sanitario nazionale, ma ancora più profetica è la questione legata alla necessità di costruire la tutela della salute come coscienza comune e come sistema organizzato di risposta alla tutela della salute attraverso processi di partecipazione. Mi pare questo il nucleo essenziale della nostra questione. Ora, anche questo nucleo non è affatto negato, nel senso che qualunque testo normativo si utilizzi o qualunque dibattito pubblico si ascolti, sentiamo parlare moltissimo della partecipazione in termini di sussidiarietà verticale, quindi di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, e di partecipazione in termini di sussidiarietà orizzontale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi. Come sempre, mi pare, noi confondiamo il modo e il processo con l'architettura che vogliamo imporre ai processi. Confondiamo i vestiti
con il modo con il quale vorremmo proteggere il corpo delle persone e anche il loro futuro. Si costruisce quindi una fortissima architettura istituzionale senza costruire i meccanismi di coinvolgimento e di partecipazione. Per questo, negli elementi del libro che ho letto, ritrovo molto questo tema che ci richiama alla ricostruzione del senso della parola del territorio. Durante questa vicenda della pandemia abbiamo sentito dire dobbiamo rafforzare l'assistenza territoriale e anche il meccanismo istituzionale che ci viene proposto con i finanziamenti straordinari del PNRR punta a ridefinire l'allocazione di risorse a livello di assistenza territoriale attraverso modelli di aggregazione, quali quelli delle case di comunità, rafforzamento dell'assistenza domiciliare, l'ospedale di comunità e così via, di nuovo proponendo delle architetture di funzionamento, alle quali, ad esempio, nelle quali riponiamo anche molta speranza, molta fiducia, molta aspettativa, ma che se non sono riattraversate dal senso della finalità di quell'architettura e se non sono vivificate dagli elementi della partecipazione, rischiano di essere nuovamente degli elementi di struttura architettonica del sistema e di rischio di contrapposizione tra le parti interne del sistema. Non esiste la stagione per la quale dobbiamo accantonare gli investimenti negli ospedali perché l'assistenza territoriale è dimostrata molto debole durante la vicenda della pandemia, dobbiamo rafforzare l'assistenza territoriale. Dobbiamo costruire gli elementi di continuità perché la condizione di vita, di salute e di malattia delle persone non è una contrapposizione tra una condizione e l'altra, è un percorso di continuità e quindi non di più territorio, meno ospedale, si deve dire, ma di continuità ospedale-territorio. E se di continuità ospedale-territorio dobbiamo parlare certamente dei contenitori, ma soprattutto delle relazioni tra i soggetti, quindi delle relazioni tra i professionisti, perché il territorio è fondamentalmente costruzione di lavoro professionale attraverso processi che coinvolgano le persone e i soggetti. E tutto questo che è un racconto che richiama al fare, cioè al fare quotidiano, al fare delle persone che operano all'interno dei servizi, mi pare, dentro al racconto che ci viene fatto ora, profondamente rimosso. E perché viene rimosso? Probabilmente perché quell'aspettativa dalla quale ci attendiamo la riforma nuova, la nuova riforma, si fonda sulla necessità di un soggetto politico riformatore che io oggi non vedo. Che io oggi non vedo né nelle formazioni politiche né nella continua, generosa, faticosissima partecipazione sociale che ancora si manifesta e che però rischia di frammentarsi su mille rivoli. Quindi siamo in questo contesto complicato in cui ciascuno probabilmente ha moltissimo da dire. A me piace molto il fatto di ridefinire il termine territorio. Mi piace per le ragioni che ho detto della continuità, mi piace per il fatto che il territorio non coincide esclusivamente con una condizione geografica. Io nasco alla professione attraverso, alla professione sociale ed educativa, attraverso una fase storica in cui il territorio era la panchina. Perché il ruolo degli educatori professionali che si inventavano negli anni Ottanta anche come profilo professionale, nasceva esattamente dagli incontri sulle panchine con i bambini, gli adolescenti, i giovani, i ragazzi dei quartieri più periferici di Torino, con storie familiari che si costruivano da quella relazione sulle panchine, con storie familiari di cui arrivavi a capire la dipendenza, la condizione di disoccupazione,
situazione e sui quali e coi quali riuscivi a prevenire rischi di dipendenza e quel processo di ripetizione della povertà che è tanto tipico di alcune condizioni sociali del nostro paese, ma anche della nostra città. Ora non voglio dire che la sanità si debba fare sulle panchine, l'abbiamo fatta anche in tanti hub improvvisati in questa condizione di emergenza. Voglio però dire che quando si pensa di rafforzare il territorio non lo si può fare soltanto con uno standard di rapporto tante strutture, tante popolazioni, se contestualmente non si costruisce l'idea del percorso e del processo che si vuole mettere in atto e di come questo possa essere capillare per intercettare la condizione di salute di cui stiamo parlando. Voglio tornare da dove sono partita. L'ultima occasione in cui ho potuto incontrare il professor Oddone è stato quando, negli ultimi mesi della sua vita, aveva ancora la passione di rappresentarci un tema che oggi drammaticamente è all'attualità della cronaca, che è quello degli infortuni professionali e ancora di più per lui delle malattie professionali. E la questione di cui era venuto a parlarci era esattamente questa. Nel momento in cui si rappresenta una condizione di sofferenza che sfocia in una condizione conclamata di malattia, di patologia, la persona in un sistema ancora universalistico viene accompagnata, presa in carico, usate il termine che volete perché nel linguaggio interno si usano i termini anche un po' meno piacevoli, questa presa in carico non mi è mai piaciuta molto, ma è un linguaggio che viene molto utilizzato dai singoli comparti del sistema sanitario, sia quello territoriale sia quello ospedaliero, quindi dal medico di medicina generale, dallo specialista, si arriva in casi gravi nella situazione della gestione ospedaliera della problematica e così via. Ma ciascun professionista che cura anche in modo perfezionato ciò che va rilevando del paziente che ha davanti non ha da solo la capacità di ricostruirne la storia. E la ricostruzione di quella storia aiuterebbe moltissimo a comprendere i determinanti di salute che hanno portato quella persona a incorrere in quel tipo di soggezione dal punto di vista del suo stato di salute o di malattia. Non vuol dire fare il fascicolo sanitario elettronico questo, Non è soltanto la raccolta, la banca dati di quante vaccinazioni abbiamo fatto e di quali farmaci frequentemente facciamo uso. È esattamente la ricostruzione della storia di vita di una persona. Questo avviene certamente nel territorio ed è un elemento di prevenzione. Il conoscere i determinanti della condizione di malattia è la possibilità primaria di gestirla al meglio e di prevenirla in situazioni future. Ma è di nuovo una questione di processo, di rapporti tra le parti, di lavoro tra professionisti e quindi di nuovo di una idea della tutela della salute come costruzione fatta non di muri, di standard e solo di risorse, ma esattamente di definizione dei rapporti, come si diceva prima, con quella possibilità di ritrovare un linguaggio comune su cui ho espresso, rispetto all'esistenza o meno del soggetto riformatore, le mie preoccupazioni. Concludo con un ultimo riferimento, sempre nel libro del professor Cavicchi, quando dice: la comunità è il comune, o il comune è la comunità. E questo mi riconduce a ragionare su una situazione molto contemporanea per i grandi centri metropolitani di questo paese, che è quella delle recentissime elezioni amministrative. Per anni abbiamo confuso la responsabilità della tutela della salute in capo al sindaco e la partecipazione costruita nei territori con le assemblee dei sindaci, con le conferenze di programmazione sociosanitaria, con la validazione degli atti aziendali da parte delle conferenze dei sindaci. Se il comune è la comunità, evidentemente è possibile, se lo si vuole,
ritrovare quella costruzione di partecipazione che dà valore e significato al senso comune della salute a questo livello territoriale. Allora, contraddicendo il mio pessimismo iniziale, vorrei poter sperare che questa stagione che ricomincia da noi, che ricomincia da quel territorio inteso come comunità che si rappresenta sul comune, possa ricominciare da qui questa stagione di riforma del comune interesse per la tutela della salute.